Venerdì 23 febbraio anche Borgo San Lorenzo ha aderito per il secondo anno consecutivo alla manifestazione lanciata dalla trasmissione di Radio 2 Caterpillar Mi illumino di meno. Vi hanno partecipato tutti i soggetti che animano il centro d'incontro di Piazza Dante, coordinati dagli operatori del progetto Chicchessia. Proprio dal centro d'incontro di Piazza Dante, alle 16.30, dopo i laboratori che nella mattinata hanno visto protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, è partita una passeggiata aperta a tutti, rallegrata da parole e suoni. Al rientro dei partecipanti, in auditorium, per i tanti intervenuti, sono iniziate attività di balli, canti e di teatro, con un'attenzione speciale al consumo consapevole e al risparmio energetico. La serata è proseguita poi con un aperitivo offerto dalla sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo e poi, dalle 21, con le prove aperte del coro Confusion. Buongiorno a tutti, volevo semplicemente ragguagliarvi su quelli che sono i nostri numeri. Abbiamo 108 allievi, attivi tutti i corsi del Dipartimento Classico e Moderno, compresi tipo oboe e, che ne so, flauto traverso, senza considerare tutti gli altri che sono ormai da anni attivi presso la nostra scuola. Abbiamo stipulato convenzione col Teatro Corsini di Barberino per la stagione di opera lirica 2017-2018 e inoltre sono attivi, per quanto riguarda la scuola di musica comunale, i corsi di musica d'insieme. È attiva la banda, è attivo il coro delle piccole voci, curato dal maestro Andrea Sarri. Per quanto riguarda la banda, abbiamo iniziato da pochissimo le prove d'insieme con gli 8 fiati presenti fino ad oggi nella nostra scuola. Il primo step che abbiamo deciso di mettere in cantiere è l'inno, ovviamente l'inno di Mameli, quindi siamo alle prese con le prove del nostro inno nazionale. Di conseguenza a breve vorremmo debuttare e attendiamo notizie dalla nostra amministrazione sulla data più idonea per fare il nostro debutto. Abbiamo già in prospettiva il 1° maggio, perché il 1° maggio sarebbe la conclusione dei nostri corsi, sarebbe il concerto di chiusura del primo anno scolastico, quindi vediamo se riusciamo a iniziare questa attività. Per il comune di Borgo San Lorenzo credo sia una riscoperta storica importante, perché comunque la banda, come dice Puccini, è il pane del popolo e grazie alla banda diffondiamo la musica classica, che è quella che ci compete come sezione appunto classica della nostra scuola. E da lì poi arriviamo ovviamente alla stagione lirico-sinfonica. La stagione lirico-sinfonica quest'anno insomma è partita in crescendo rispetto alle altre 4 precedenti che abbiamo fatto, perché nonostante abbiamo ridotto di un appuntamento il cartellone, per ovvi motivi, perché c'è stato da avviare la gestione della scuola comunale di musica, la stagione lirico-sinfonica si è aperta il 30 di dicembre con appuntamento istituzionale ovviamente per la celebrazione della giornata del bombardamento del 43, e abbiamo deciso di celebrare il nostro grande compositore borghigiano, cardinale Domenico Bartolucci. Di conseguenza siamo andati avanti, adesso siamo reduci dal Barbiere di Siviglia, che ha fatto registrare tutto esaurito, riuscendo in pochissimi giorni di bigliettazione a esaurire tutti i posti del teatro. Ci aspettiamo un altro grande successo per la Serva Padrona, che invece sarà l'ultimo appuntamento della 5ª stagione lirico-sinfonica il 13 di aprile, proprio perché stiamo facendo un lavoro abbastanza grosso sulle scuole. Quindi anche quest'anno porteremo a teatro per la Serva Padrona la mattina circa 420 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Ronta, Scarperia, San Piero a Sieve, San Godenzo. Di conseguenza ricordo, partendo dalla banda e partendo ancora prima dalla nostra scuola comunale, che le iscrizioni sono costantemente aperte. Per informazioni fate sempre riferimento al nostro direttore didattico, Lorenzo Consigli.
per la stagione ci avviciniamo all'evento di chiusura, quindi per la Serva Padrona apriranno invece le vendite per la bigliettazione il 3 di aprile, quindi affrettatevi per non rimanere fuori come è successo a Barbera e Siviglia. Quindi seguiteci, continuate a seguirci sui nostri social, venite a trovarci al centro di incontro che è la sede della nostra scuola e vi aspettiamo numerosi. L'iniziativa di Lions in Piazza, nello specifico Medici in Piazza, è già arrivata alla sua quarta edizione quest'anno nel Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Questo perché tutti gli anni c'è stata una grande affluenza di persone che richiedevano appunto uno screening sanitario, in questo caso gratuito. Questo perché molte visite specialiste che a volte non sono raggiungibili, forse economicamente, forse per una scala sociale particolare da molte persone. Quindi quello che è importante e quello che cerchiamo di trasmettere è un aiuto verso chi ha difficoltà in questo campo. Nello specifico lo screening preventivo può essere un aiuto fondamentale per tutto il nostro territorio. Questo infatti è uno degli obiettivi principali, quello di coinvolgere più persone possibili all'interno di tutta la nostra grande area del Mugello. Il fatto che insiste sul comune di Borgo è perché appunto rientra all'interno e al centro di un'area molto vasta e noi cerchiamo soprattutto di fare un'aderenza e di ricongiungere tutto il territorio per quanto riguarda la prevenzione. Questo anche grazie alle varie associazioni che ci sostengono in questa iniziativa, a partire dalle State Misericordes, dal Comune di Borgo e l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con l'aiuto anche della Protezione Civile. Si crea quindi una giornata che si svolgerà durante tutto l'arco di domenica 6 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, in cui i pazienti potranno usufruire di una barra due visite secondo appunto la patologia presente e offriamo anche una vasta offerta perché ci saranno circa 13-14 medici che hanno offerto la loro professionalità a titolo appunto gratuito. Le visite specialistiche che potranno essere appunto fatte saranno quelle della diabetologia, della tiroide, le malattie della tiroide, cardiologia, ginecologia e molte altre. A partire dalle ore 10 noi avremo una tenda allestita davanti al comune di Borgo San Lorenzo in cui faremo un'accettazione, appunto scriveremo i vari pazienti nominativi e indirizzeremo noi all'interno del campo allestito ai vari medici. Questo lo faremo grazie al sostegno e all'aiuto dell'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri, che ogni anno ci offre gratuitamente il loro supporto e il loro contributo in questa preziosa iniziativa. La novità di questa edizione di Medici in Piazza sta nel fatto che quest'anno parteciperanno anche i giovani del Lions Club Mugello, ovvero il Leo Club Mugello. Con il presidente Guendalina Mascherini stiamo cercando di organizzare un'altra iniziativa da inserire durante la giornata. Insieme infatti all'Associazione Giovani Diabetici della Toscana cerchiamo di prevenire il diabete. Faremo infatti una camminata lungo il fiume e poi tutti si ricongiungeranno presso il nostro campo dove verranno eseguiti stick glicemici per la misurazione del diabete. Il 6 maggio a Borgo San Lorenzo è una iniziativa che si svolge a livello di distretto Lions. Si tratta di allestire e di montare un campo, un vero e proprio campo con tende, ambulatori, camion, furgoni attrezzati, dentro i quali ci sono dei medici che assisteranno e visiteranno in forma del tutto gratuita quelle persone che con una modalità che poi sarà spiegata si accrediteranno, quindi anche il giorno stesso. È chiaro che non c'è una disponibilità illimitata, perché è chiaro che ha un inizio ed una fine, però ci sono molte visite da fare, si parla di 100-200 visite che siamo comunque riusciti ad assicurare grazie a questi professionisti, grazie agli sponsor
e grazie ai partner, tra cui la Misericordia di Borgo, che mette a disposizione i propri ambulatori, perché tenete conto che questo villaggio verrà costruito dinanzi al comune, quindi la strada sarà chiusa e si creerà un villaggio unico tra le tende poste lì davanti e gli ambulatori della Misericordia che sono prospicienti. Questo permetterà un'armonizzazione di tutte le attività, quindi sarà creata un'accettazione, e questo grazie all'Associazione dei Volontari Ospedalieri. Abbiamo alcuni sponsor tecnici che forniscono anche un po' di materiale per fare le visite più invasive, penso a quelle ginecologiche per le signore. E quindi questo tipo di attività si colloca nelle attività che i Lions Club fanno a tutela della salute, e in particolare anche in forma del tutto gratuita, per consentire a chi magari non ha la possibilità di monitorare alcune situazioni, per accendere dei campanelli d'allarme che possono essere importanti.